La grande colata lavica che distrusse parecchie terre etnee per poi arrivare sino a Catania non risparmiò l'antica Malpasso, l'attuale città di Belpasso, lambendo una chiesetta che si trovava nelle vicinanze con Monpileri. Questa era la chiesa della Misericordia e di questo ci farà un racconto storico Monsignor Lanzafame ai nostri microfoni. Mo celebriamo e stiamo celebrando i 350 anni della terribile distruzione non soltanto dell'antico paese di Malpasso, ma dei paesi del circondario che da Malpasso, dai Monti Rossi, giungevano fino a Catania, che furono tutti inghiottiti, non risparmiati dalle colate laviche, perché non era una colata, più colate laviche, che con le loro lingue di fuoco distrussero questi vari paesi: Malpasso, Monpileri, ecco, Torre del Grifo, ecco, Masca Lucia, San Giovanni Galermo, San Pietro Clarenza, Campanarazzo, fino a giungere a lambire e andare oltre quello che è l'attuale Castello Ursino nel cuore della città di Catania. Malpasso era un centro abbastanza florido. Molte famiglie vivevano in questa località, l'attività naturalmente era quella dei campi, ecco, l'attività anche della pastorizia, ma soprattutto la buona gente che coltivava sempre i sentimenti autentici della fede, e dire fede significa vita di chiesa, vita sacramentale, per cui vi era una chiesa madre dove si venerava la statua che ancora oggi abbiamo, ecco, dell'Immacolatella, che è del 1640, per cui se l'eruzione è del 1669, ecco, la Madonna era stata realizzata, ecco, 29 anni prima di questa eruzione. Si venerava il prezioso crocifisso ligneo del 1500 oggi nella cappella barocca della Chiesa Madre, si venerava la tela della Madonna del Rosario, la tela di San Francesco, e la grande venerazione che sembra ha fatto impazzire il paese è stata Santa Lucia, patrona ieri come oggi di questa comunità. Iniziano nel mese di marzo, nei primi di marzo, i terremoti, ecco, che preannunziano quella che sarebbe stata la terribile eruzione del 8, 9, 10 marzo 1669. Dove trovare il rifugio? Naturalmente, ecco, iniziarono a salvare il possibile, e una delle ultime chiese ad uscire dal paese era quella della Misericordia, chiesa che in realtà fu lambita ma in parte risparmiata. Nel mese di maggio abbiamo portato nei ruderi di questa chiesa, oggi nel territorio di Monpileri, per la volontà del rettore del santuario, padre Alfio Privitera, il mezzo busto di Santa Lucia, proprio per un momento di preghiera, per ricordare lì come le persone iniziarono nella chiesa della Misericordia a gridare: misericordia Signore, liberaci, anche perché la lava dalle spalle di Monte Monpileri, poi sotto Monpileri, naturalmente fece sì che quei poveri scampati si trovarono tra due, ecco, montagne di fuoco, per cui il fuggi fuggi generale, il poter scappare e portare via
quello che potevano. Ecco, per cui quella chiesa, che tuttora esiste, è di proprietà privata, quello che è rimasto, le vicende della vita, ecco, le vicende, ecco, della storia. Sarebbe il caso che un po' le autorità in questo 350° facessero qualcosa per salvare la parte ancora ricca di affreschi dell'epoca. È un baluardo della nostra fede. Dire quel luogo è dire che tuttora c'è un ricordo di quei terribili momenti che vissero i mappassoti di quell'epoca dentro quella chiesa e fuori di quella chiesa. Queste navi che distruggono questa natura, però quanti miracoli, so, quasi quasi sarebbe spunto di fare un incontro, un testo, i miracoli della lava del 1669, perché se pensate, ecco, queste immagini di Malpasso salvate, San Michele Arcangelo salvato, la Madonna di Montpileri ritrovata, e non dimentichiamo, forse i catanesi, ecco, non lo ricordano tutti, non lo sanno tutti, quando le lave, quando arrivarono dopo il bastione del Tintari, entrarono su quella che attualmente è la via Plebiscito, la via della Vittoria, e arrivarono quella che attualmente è Piazza Machiavelli, distruggendo la chiesa dedicata a Sant'Agata, salvarono miracolosamente il dipinto in pietra d'Ardesia di Sant'Agata con il petto tagliato dentro le carcere, un'opera, ecco, seicentesca della Santa, e i catanesi vedevano quel quadro galleggiare sulla lava. Da qui, poi, quando fu estratto, la chiesa fu dedicata a Sant'Agata a Lesciare. Buona continuazione, ecco, per questo vostro lavoro, che sia proficuo, perché quanti possono vedere e sentire, meditano, vadano avanti nel cammino della fede.